Dopo l'intervista ad Antonio Bove, in molti hanno scritto alla pagina per poter essere intervistati a loro volta da profilo pubblico. Tra i tanti che ci hanno contattato, soltanto uno mi ha conquistato con la sua insistenza e i suoi tanti cuoricini. Carmine Tizzano, il quale mi ha scritto 27 mail in 6 giorni. Questo ci ha avvicinato moltissimo. Abbiamo persino parlato del Napoli. E siamo diventati praticamente fratelli. Quindi ora stiamo correndo a Qualiano a conoscere finalmente il mio amico fraterno Carmine. Il viaggio in macchina con la troupe di Alici come prima è stato un leopardiano sabato del villaggio, vissuto con gioia e impazienza di conoscere il mio fratellone. Dopo 37 chilometri e dopo aver reinterpretato grandi classici del cinema italiano, siamo arrivati a casa di Carmine e io lo festeggio come si conviene a un fratello ritrovato. Carmine, fratello mio, che bello conoscerti finalmente! Prima di cominciare l'intervista, cerco di recuperare un po' il rapporto perduto, così insieme a nostro padre ripercorriamo gli inizi della carriera di Carmine. Prima di concederci una partita PlayStation tra fratello e fratello. Ma bando alle ciance, il mio dovere da giornalista mi impone di cominciare l'intervista per sponsorizzare Carmine, che prima ancora di essere mio fratello è l'artista autoctono che riscriverà la storia della musica italiana. Mi chiamo Carmine Tizzano, sono di Napoli, ho 15 anni e mi piace cantare. Per me questa passione è nata con gli amici e soprattutto facendo il karaoke. Siamo in compagnia dell'espressione più radiosa della musica nostrana, Carmine Tizzano, un artista. La più bella promessa, ma che dico promessa, realtà del panorama della musica italiana. Ecco, tra gli artisti nostrani, qual è quello che ti assomiglia di più? Non saprei, però l'artista che mi piace di più è Gigi D'Alessio. Annare, come ci fate s'allontanati? Ma che conferenza sappiato di imbaccio vorrei spartuto. Annare, soltanto tu si tale qualati. Voglio ancora che trieme paure, si sta in scura, Lucan, mi faccia mi aprima scusa. Che genere di musica canti? Per adesso mi ispiro a Massimo Di Cataldo, a Adriano Celentano, perché per me la canzone italiana è quella più importante per me. Tanto sacce pazza per me, rima sulla tua ciamma vorrei, chissà faga non viene a nare. A che età hai capito che il tuo destino sarebbe stato scritto a caratteri cubitali in un pentagramma? No! Massimo 7-8 anni. Annare! Ti volevo dire che sono contento che tu abbia interpretato Gigi D'Alessio, perché sono dell'idea che un cantante napoletano debba comunque cominciare da Gigi D'Alessio, che è un po' il vate per voi emergenti partenopei. Sì. Dove credi di poter arrivare? Io spero a livelli alti, perché mi piace stare, diciamo, lassù come tanti altri cantanti e mi piacerebbe diventare famoso. Senti, ma ce l'hai già le fan accanite che ti fanno la corte, le ragazzine che ti tampinano perché sei cantante? Alcune amiche sì, ce l'ho, che mi vogliono tanto bene e mi seguono. Ma le fan proprio che cercano anche un po' di sfruttare il tuo successo. Vabbè, sì, sì, sì. Sì, già a questa età, vedi, già si comincia... Poi con le persone che cercano di sfruttare, sì. Uno quando, che le gruppi. Sì. Secondo te cosa si deve fare a questo punto allora per arrivare ad essere famosi? Non so, penso fare un CD, fare scuola di canto, perché fare scuola di canto permette di diventare ancora più bravo. Ma tu ci vai a scuola di canto? Sì. Ci facci vedere come si fa il solfeggio. Ancora non l'ho studiato il... Solfeggio, come hai detto tu. Ancora no. Ancora non siete arrivati al programma. Ancora no. Ho capito.
Secondo te come mai i ragazzini a cui piace cantare oggi puntano di più a X Factor piuttosto che allo Zecchino d'Oro? Perché X Factor, se vinci, diventi già famoso subito, invece allo Zecchino d'Oro un po' meno. Meglio Morgan che Topo Gigio, insomma. Infatti. Hai pensato già a un nome d'arte per la tua carriera o ritieni che Carmine Tizzano sia abbastanza accattivante? Per me Carmine Tizzano è già un nome di successo, perché per me Carmine Tizzano mi piace. Cosa serve oggi a un musicista per arrivare? Conta anche suonare il pianoforte, la chitarra, essere umile. Se un giorno per assurdo dovessero dirti: senti Carmine, tu purtroppo non sei adatto a questo mondo, non sai cantare, non sei bravo, tu come la prenderesti? Ti arrenderesti oppure continueresti a combattere? Io gli direi: l'invidia è una brutta bestia. L'invidia, vedete, torna ricorrente nelle nostre edizioni di Profilo Pubblico. Quali esperienze canore hai già avuto? In quali kermesse ti abbiamo potuto ammirare? Ho cantato all'evento che hanno fatto a Qualiano giovedì con tanti artisti che saluto: Gigi Paradiso, Ivan Daniele, Natalino Nardi, Nenzi e tanti altri artisti. Quindi comunque già con artisti estremamente affermati hai avuto modo di duettare. Sì. Avviliti come me, come posso immaginare tutta la vita senza te, per averti fare di tutto tranne perdere la sfida di me stesso. E se questo che tu mi chiedi, io ti perdo ma stavolta resto in piedi. Tu ti senti un po' il nuovo Justin Bieber? No, io sono Carmine Tizzano e basta, e canto solo canzoni italiane. Lui è Justin Bieber e canta canzoni inglesi, e è una cosa diversa. Tranne perdere la stima di me stesso. È un grande, è proprio un grande. Vi raccomando, mettete mi piace alla mia pagina che ho su Facebook, così un giorno potrete contattarmi e organizzarci per fare un evento, per partecipare anche io. Se c'è qualche produttore che mi ascolta, potrebbe contattarmi e così ci mettiamo d'accordo per fare un evento. Oh, no, no.